Quando sono libero insieme ai miei compagni, magari dopo l'allenamento andiamo a fare una merenda in questo bar dove ci troviamo di solito perché è uno dei bar qui in centro più belli e passiamo un po' di tempo qua. Ma prendiamo un po' di toast, spremute, stiamo un po' leggeri, però facciamo passare un po' di tempo perché anche con questo freddo ci sta a rintanarsi un po' qua dentro. Ma tu sei goloso? Abbastanza, sì. Che cosa ti piace? Ma i dolci mi piacciono molto. Poi Il dolce preferito? fanno una torta al cioccolato molto buona e spesso la prendo. Quindi ora la proviamo. Ma sì, dai. Per loro due, grazie. Eccola, vedi, è arrivata. Questa è la famosa torta al cioccolato. Garantisci questa molto buona. La colazione del campione. Succo e torta. No, l'allenamento ci può stare a questa merenda. Cioè, a me piace tantissimo il calcio, quindi anche quando sono a casa, che non ho niente da fare, guardo un sacco di partite, anche altri campionati, proprio perché mi piace questo sport. Infatti sono molto informato anche di, che ne so, di chi giochi, chi non giochi in altri campionati, Bundesliga, Liga, un po' di tutto. Il mio idolo da quando sono piccolo era Steven Gerrard, poi ha smesso e mi piace anche molto Cristiano Ronaldo. Adesso sto giocando un po' più indietro, sto facendo un terzino, però diciamo che all'inizio, quando nei primi calci giocavo esterno, mi ispiravo un po' a lui. Il cinema Cinema. non ci vado molto spesso, però lo seguo magari con Sky, seguo di cinema così in casa per stare tranquillo. Invece per quanto riguarda la musica sono molto appassionato anche di musica e diciamo che ascolto sempre le solite canzoni prima di andare allo stadio, che mi danno la carica. E Sweater, se quei programmi lì sì, anche quando sono in ritiro mi fanno passare un po' di tempo. Con la tua famiglia, loro ti seguono, vengono Sì, qui loro a vengono vederti. anche quasi tutte le trasferte quando possono, sono sempre molto vicini a me. Poi sono anche figlio unico, quindi cucina me la cavo abbastanza male perché mi va bene che abbiamo una convenzione qua a Vercelli con il ristorante con cui mi trovo con gli altri compagni perché altrimenti sarebbe un po' un disastro. Però adesso con l'inverno mi sa che dovrò imparare perché così non riesco tutte le sere a mangiare. Poi anche qualcosa magari a mettere in frigo già pronto, fatto dalla mamma, ci starebbe. La carne mi piace molto, quindi per quella posso imparare a fare. Dopo la partita, se torno a casa, un piatto di gnocchi al pesto. Mi piacciono fin da piccolo e sono appassionato di motori e davvero sono quasi ossessionato, direi che guardo molti programmi, seguo le riviste di auto e sei la mia passione, diciamo. Non so, fin da piccolo, quando giocavi con le prime macchinine e tutto, mi è partita lì questa passione. Poi anche quando ero piccolo, che ne so, riconoscevo le macchine per strada, sapevo tutti i modelli. No, per ora guardarle, poi bisognerebbe anche cambiarle, diciamo. Qualche volta sono stato in pista, in un circuito vicino a casa mia, e provare una Ferrari, una Lamborghini, che era un evento che c'era lì vicino a casa mia, e mi è piaciuto molto per quello. Subito la patente l'ho fatta subito dopo 3 mesi, perché mi interessava molto poter guidare. E qual è stata la prima macchina che hai ripreso? Avevo preso un Audi A1. Dopo un anno l'avevo già cambiata perché appena passato l'anno di patente ho voluto prendere una più potente. Vuol dire che hai studiato di più Sì, per la patente che diciamo per il di sì. diploma, no? Dimostrazione del fatto che questo è un po' il loro bar. Sì, noi di solito ci mettiamo qua, facciamo merenda tutti insieme e dopo magari andiamo a cena. No, ho preso il toast, cosa hai mangiato qua? Toast, una spremuta e via. Ah, qual è il tormentone dello spogliatoio della Pro Vercelli? Ma di solito se uno è distratto così, abbiamo delle palline che usiamo per giocare a calcio e tennis, ce le tiriamo di nascosto e spesso vittima del terzo portiere Gilardi che prende un sacco di botte. Ma ovviamente c'è qualcuno di voi che lo colpisce che è più preciso. Sì, c'è Claudio che è molto preciso. C'è stato un suggerimento. Anche Firenze è abbastanza bersagliato. Poi quando uno rosica troppo, capito? Poi qualcuno si fa male. Rosica più ne tira. Lui è più ne è lancia più di fame più. Di tutti, è più fame di tutti, perché lancia e poi fa finta di niente, quindi uno non sa mai che poi è sempre lui. Lui è peggio di tutti quanti. Poi ha finta faccia da bravo ragazzo, cioè quello che frega. No, perché a volte quando andavamo così nelle trasferte, magari ci sembravano un po' delle cose organizzate male, tutto, no? Tra di noi scherzavamo dicendo ma qui siamo su scherzi a parte o no? Perché magari, che ne so, sparivano i palloni, queste cose, quindi per scherzare Ed è noi diventata diciamo la tua queste frase. Sì, diciamo perché la dicevo sempre io, quindi gli altri poi
continuavano a farmela dire perché li faceva divertire. Ma tutti quanti ti conoscono così? Per questa frase? Sì, nell'ambito nazionale così, sì. Poi abbiamo fatto anche un mondiale insieme, quindi siamo stati tanti giorni insieme, più di un mese e mezzo, quindi avevamo fatto anche molto gruppo e eravamo molto uniti, diciamo. Qui siamo anche tanti altri giovani, quindi c'è un bel ambiente, un bel spogliatoio, anche con i vecchi ci siamo sempre trovati subito bene, quindi è un bel gruppo questo. Sì, sì, a volte anche in settimana posso tornare a casa quando voglio, perché sono molto vicino. Ho preso qua casa qua a Vercelli per stare più tranquillo e per non viaggiare, comunque è pesante, anche se molti di noi viaggiano, anche gente che sta a Torino fa avanti e indietro, perché comunque Vercelli è un po' in mezzo tra Milano e Torino, quindi è comodo ad arrivarci.